Buongiorno, buongiorno e benvenuti al webinar Testo unico sul commercio della Regione Campania, aree pubbliche e somministrazione, secondo evento online del ciclo del programma di approfondimento e informazione sul testo unico del commercio della Regione Campania. Sono Paola Pirani di Formez PA e vi introdurrò in questo evento online. Do il benvenuto anche ai relatori di oggi, Michele Granatiero, dirigente dell'unità operativa dirigenziale attività artigianali, commerciali e distributive della Regione Campania, e Riccardo Roccasalva, esperto di semplificazione Formez PA, ai quali a breve passerò la parola. Come dicevo prima, questo webinar in materia di semplificazione amministrativa è il secondo incontro online sul testo unico del commercio della Regione Campania. È un ciclo organizzato in collaborazione con l'Assessorato delle attività produttive e SURAP della Regione Campania e fa parte è un'attività del progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione, che Formez PA realizza sul mandato del Dipartimento della Funzione Pubblica. Ricordiamo che il primo evento si è svolto il 27 maggio, mentre il prossimo incontro si terrà il prossimo 10 giugno, sempre dalle 10 alle 11:30. Nel nostro progetto supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione, nel corso del 2019 si sono svolte diverse attività di formazione in presenza e a distanza, ben 95 eventi di sensibilizzazione e formazione con 18.107 partecipanti e 1.820 amministrazioni, veramente dei numeri elevati. Nel frattempo si sono anche costituiti 7 centri di competenza regionali per la semplificazione in Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Molise, Sardegna, Sicilia e Umbria. Ci sono state attività di affiancamento e consulenza in presenza a distanza, l'help desk e l'affiancamento on the job. Si sono svolte 12 indagini di monitoraggio e verifica sull'attuazione delle misure di semplificazione e poi è nata la rete Italia Semplice, la comunità di pratica nella quale potete trovare esperti che rispondano ai nostri dubbi su queste materie. L'indirizzo è rete.italiasemplice.gov.it. E questi sono appunto i centri di competenza che si sono attivati. E queste sono le tematiche dei webinar e dei seminari che si sono svolti nel tempo. Siamo passati dalla conferenza dei servizi alla modulistica unificata standardizzata, alla digitalizzazione, alla semplificazione per le imprese, al commercio, alla notifica sanitaria, fino ad arrivare alle tematiche legate al Covid-19 e ai compiti del SUAP. Tutti questi eventi, tutto il materiale e le registrazioni che i docenti hanno utilizzato in aula li potete trovare al nodo su Eventi PA 17455. C'è tutto l'elenco, basta cliccare sul webinar o sul seminario di interesse e potete essere rimandati direttamente alla pagina di eventi e lì troverete tutto il materiale. Andiamo velocemente all'incontro di oggi. Il nostro webinar sul testo unico sul commercio della Regione Campania, aree pubbliche e somministrazione è rivolto principalmente al personale operante in Campania di SUAP, SUE e uffici comunali competenti in campo annonario, nonché referenti dell'amministrazione interessati, a tutti coloro che sono interessati a queste tematiche. Dopo l'accoglienza ci sarà l'intervento di Michele Granatiero e successivamente di Riccardo Roccasalva, per poi lasciare spazio alle vostre domande. Parleremo appunto con Michele Granatiero, faremo il punto sul commercio sulle aree pubbliche e con Riccardo Roccasalva sulla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Ricordo l'importanza del nostro strumento della chat, quale troverete il mio supporto, in quale potete scrivere tutte le vostre domande, che poi saranno riportate ai nostri relatori. Infine vi ricordo che nell'evento, nella pagina di Eventi PA 237072, nella quale vi siete iscritti, troverete già da oggi pomeriggio le slide e la registrazione. Un'altra comunicazione di servizio, l'attestato di iscrizione sarà rilasciato solamente a coloro che sono iscritti all'evento e che stanno seguendo per almeno il 20% del tempo. A questo punto non mi resta che augurarvi buon lavoro e buon proseguimento e lasciare la parola ai nostri relatori. Prego Michele, a te la parola.
Buon. Buongiorno a tutti. Sono Michele Granatiero. La volta scorsa abbiamo fatto un po' come dire, una panoramica su tutta la situazione relativa al nuovo testo unico. E abbiamo inquadrato quali fossero le iniziative poste in essere come programmazione e come valorizzazione del settore da parte della Regione. Ed inoltre abbiamo anche individuato una serie di strumenti che sono tipici, diciamo, dell'attività comunale per quanto riguarda l'applicazione del testo. Oggi entriamo un po' più nel merito della questione, cerchiamo di affrontare il capo terzo del testo unico, che riguarda in particolare il commercio sulle aree pubbliche, le disposizioni in materia di mercati e alcuni provvedimenti comunali che sono all'interno, diciamo, dell'attività strettamente legata alle aree pubbliche. Ovviamente il campo è molto vasto, non c'è alcun dubbio che è molto facile scantonare rispetto al tema, per cui è opportuno magari invece seguire una scaletta molto molto sintetica, molto molto molto, molto particolare. L'articolo 51 in particolare riguarda appunto quali sono le finalità del commercio su aree pubbliche? Innanzitutto è quella di voler garantire che le esigenze dei consumatori vengano, come dire, commisurate alle esigenze della concorrenza del mercato e quindi nel rispetto, diciamo, delle esigenze degli stessi operatori. Quindi cercare di dare regole che siano certe e chiare in modo da non creare disparità, conflitti e disinformazioni. In particolare, altra finalità è quella di assicurare l'integrazione tra le diverse forme di insediamenti commerciali. Certamente con le altre forme distributive, in modo da non creare, come dire, attriti. Dall'altra parte invece l'integrazione deve necessariamente essere fatta con i servizi e le attrezzature che sono tipiche del territorio in cui incidono le attività commerciali. È chiaro che questo aspetto, come dicevamo anche nella prima seduta, diventa l'elemento peculiare di questo testo unico, in quanto è strettamente, come dire, correlato a quella che sarà la nuova norma urbanistica regionale, attualmente appunto in fase di discussione in consiglio, che offre il terreno, diciamo, di maggiore esigenza di sviluppo e di integrazione sul territorio delle attività comuni. Altra finalità è quella di favorire lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche entro mercati organizzati e ubicati in sede propria ed attrezzata, ed inoltre anche quella di favorire la pedonalizzazione di quelle aree urbane in cui svolgono appunto i mercati, per evitare che ci sia congestione di traffico o che ci sia un uso improprio delle aree messe a disposizione. È chiaro che parte determinante diciamo, del capo terzo è ovviamente la parte delle definizioni. Cosa si intende per commercio su aree pubbliche, considerando che aree pubbliche non sono quelle effettivamente pubbliche, ma anche sono quelle private, di cui però il comune ha la disponibilità e che quindi sono necessariamente da attrezzarsi nel senso di agevolare l'attività commerciale che va ad effettuarsi su queste aree. Altra definizione riguarda il posteggio. Posteggio è la singola area, il singolo stallo in cui il soggetto, come dire, operatore, svolge la propria attività. Il posteggio può essere isolato fuori mercato se non è all'interno di un'area delimitata
poi è il mercato, l'area pubblica in cui diciamo organizzata in modo da permettere ai singoli operatori di svolgere la propria attività nei propri singoli stati. Il mercato in particolare è definito a seconda diciamo, della tipologia, il mercato in sede propria ed è tipico delle definizioni date dal SIAD, cioè dal sistema di insediamento delle attività commerciali, definito insieme al piano regolatore, quindi come dicevamo l'altra volta in integrazione con la strumentazione urbanistica, il SIAD è uno strumento del piano regolatore. Ci sono i mercati su strada, che quindi occupano, come dire, temporalmente durante la giornata gli spazi non predisposti appunto per altre attività cittadine. I mercati giornalieri, i mercati ordinari, straordinari, stagionali, il mercato specializzato o esclusivo, il mercato dell'usato, il mercato sperimentale, questo è un elemento molto importante che poi troveremo anche nel corso, diciamo, della comunicazione, le fiere, i negozi mobili e il mercato per gli hobbisti. Che è abbastanza particolare come individuazione, e la vedremo anche più successivamente. Entriamo nel merito del commercio sulle aree pubbliche. Il commercio sulle aree pubbliche avviene o su posteggi indati in concessione oppure in forma itinerante. O per ognuna delle due, ovviamente, vi è un assorbimento determinante, che è quello della regolarità contributiva. Cioè l'operatore economico deve essere a posto con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Questa documentazione, ovviamente, per chi partecipasse alle attività commerciali, ma come dire, proveniente da paesi della Comunità Europea, deve essere ovviamente resa equivalente a quella nazionale, ma non può essere, non possiamo noi certamente limitare la presentazione di documenti diversi. Il tutto si basa sulla verifica di due documenti fondamentali. Il primo è la carta di esercizio. La carta di esercizio attesta l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e l'iscrizione all'INPS per la posizione. È una forma, è un'autocertificazione sostanzialmente, che va aggiornata più presto possibile, al massimo entro 90 giorni, laddove dovesse risultare modificata. L'altro elemento è l'attestazione annuale. L'attestazione annuale è rilasciata dal comune, come dice la parola, annualmente, deve essere allegata alla carta di esercizio. Che cosa comprova? Comprova la corretta attività svolta negli ultimi 2 anni. Devono viaggiare insieme questi due elementi e devono essere esibiti in caso di controllo. Il fatto di, come dire, contravvenire all'esposizione, diciamo, di questi documenti, oppure addirittura di tenerne presente uno e non integrato con l'altro, produce una sanzione amministrativa in caso di controlli da 600 euro a 3.000 euro. Questa è una parte che ovviamente viene particolarmente curata all'articolo 147 del testo unico e che quindi verrà, diciamo, discussa nel prossimo incontro del 10 giugno. Sempre nell'ambito delle aree pubbliche, dicevamo, la presentazione della carta di esercizio dell'attestazione annuale è determinante anche per autorizzare il subingresso per trasferimento della gestione della proprietà da parte del CEO, oppure per la partecipazione a fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie, mercati su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre regioni. La Giunta regionale entro 180 giorni approva il regolamento per l'applicazione, diciamo, nella sua normalità, diciamo, nella sua ordinarietà di questi due atti,
sempre fermo restando che è compito e vuole essere compito della regione cercare di semplificare l'utilizzo di questi atti, di questi documenti attraverso un'acquisizione telematica e che quindi comporterebbe peraltro un maggiore controllo da parte dell'amministrazione comunale sui singoli utenti. Il commercio su aree pubbliche ovviamente sottostà ai regimi amministrativi che sono riportati nella tabella allegata al testo unico. In particolare, per quanto riguarda l'avvio, la riduzione del settore merceologico, il subingresso, la cessione, ci sono le attività autorizzative, la SCIA invece da presentare al FUAP in caso di aggiunta o di sostituzione del settore merceologico. È chiaro che il titolo abilitativo per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, in particolare per quanto riguarda i prodotti alimentari, è idoneo anche alla somministrazione di alimenti e bevande, ovviamente nel rispetto delle norme igienico-sanitarie che devono essere sempre presenti, anche ai fini della manipolazione e la cottura di. Chiaro che qui interviene anche il controllo dell'autorità competente, parliamo dell'ASL, per integrare le autorizzazioni che sono. In questo caso si può anche parlare di SCIA unica, laddove viene integrata appunto con l'attività autorizzativa dell'ASL. Il consumo immediato invece è possibile con esclusione del servizio assistito. Quindi, chiaro che c'è una sostanziale differenza tra il ristorante e l'attività che invece promuove il consumo di cibi e bevande. In Regione Campania è consentito anche a soggetti autorizzati provenienti da altre regioni o dalla comunità europea, quindi in tema di liberalizzazione dei mercati e dei territori. Altro elemento determinante nell'ambito del commercio su aree pubbliche è quello del commercio sui posti. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività è concesso dal comune competente per il territorio e ogni posteggio è oggetto di una distinta autorizzazione e concessione. L'autorizzazione e la concessione viaggiano insieme. Quindi una volta il comune contemporaneamente ti dà l'autorizzazione e la concessione. In particolare la concessione dei posteggi è stabilita per un periodo di 12 anni, diversamente dal. I mercati a carattere turistico possono invece godere di un periodo inferiore di durata della concessione, non meno di 7 anni, in virtù del fatto che la tipizzazione dei mercati che è individuata dalla regione può interessare appunto diciamo, dei mercati particolari come sono quelli del turismo che sono anche a volte anche stagionali. La concessione è rinnovata a richiesta del titolare, anche questa è una novità, previa verifica però dei requisiti di quegli articoli 7 e 50. Il 7 sono i requisiti morali e professionali che abbiamo visto la settimana scorsa. E l'articolo 53 è quello della regolarità contributiva, così come abbiamo detto, che è determinato, almeno in Regione Campania è determinato. Ci sono delle altre regioni che invece si comportano in modo un po' più elastico. Commercio sui posteggi. Per la tutela della concorrenza, un medesimo soggetto non può essere titolare di più di due concessioni, nell'ambito dello stesso settore energetico, alimentare e così. Sempre che il numero di posteggi nell'area mercatale sia inferiore a 100. Se invece il numero di posteggi è superiore a 100, le concessioni possibilmente come dire, richiedibili sono 3, passano a 3. L'autorizzazione abilita anche all'esercizio in forma itinerante, che vedremo nel prosieguo, su tutto il territorio regionale. Con esclusione ovviamente dei giorni e delle ore in cui l'operatore è concessionario di posteggio e dei posteggi occasionalmente liberi, ovviamente. Oppure alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale.
vi è un adempimento che è quello relativo all'archivio, l'archivio degli operatori economici nel commercio è fondamentale per monitorare l'esercizio delle attività da parte dei singoli operatori. Sia il comune di residenza, sia il comune di appartenenza del mercato in cui opera l'operatore economico, sono tenuti a, come dire, ad aggiornare questo atto. Ed ovviamente con il passaggio di residenza dell'operatore da un comune all'altro, ovviamente questo archivio deve seguire la residenza, la nuova residenza. Come vengono assegnati i posticci? Il comune ogni anno bandisce un avviso per rendere disponibili i posticci che si sono resi liberi durante l'anno. Come avviene la questione? Ogni anno, entro il 30 luglio, la Regione acquisisce da parte dei comuni le richieste di nuove assegnazioni. Pubblica sul BURC un elenco di entro 45 giorni dall'accensione, diciamo, delle domande del 30 luglio, pubblica sul BURC l'elenco dei posteggi disponibili e quindi tutti gli operatori a livello nazionale possono fare domanda per partecipare alla concessione, diciamo, di questi posteggi. È chiaro che ogni bando stabilisce i criteri di partecipazione, i tempi ovviamente di partecipazione. Ma la Regione Campania, nel aprire, diciamo, nel dare la scuola a questa attività di individuazione dei posteggi, dà anche diciamo, dei riferimenti, in particolare stabilisce il bando. L'assegnazione dei posteggi tiene in particolare conto, in caso di pluralità di domande concorrenti, tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione. E ovviamente chi ha più diritto ha anche maggior diritto diciamo, di scegliere il posto. Ogni impresa, come abbiamo visto, è registrata nel registro delle imprese. Quindi voglio dire, la maggiore presenza rispetto all'anzianità è comprovata proprio dal registro. Come si misura l'anzianità? È riferita a quella del soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, sommata a quella dell'eventuale dante caso. È chiaro che c'è un'agevolazione laddove il soggetto titolare e il soggetto dante causa possono, come dire, sommare, ecco, la propria presenza sui mercati per far valere ovviamente un titolo di maggiore. Detto questo, però, il comune può stabilire anche altri criteri di assegnazione, che generalmente seguono quelle che sono le peculiarità locali, possono essere volte alla valorizzazione dell'imprenditoria giovanile, femminile, oppure in particolari, come dire, categorie maggiormente presenti nel territorio comune. Spetta al comune voler, come dire, utilizzare questa possibilità. Per i posteggi che sono dislocati nei centri storici, l'assegnazione deve fare attenzione, diciamo, anche ad altri elementi. Sono per esempio l'assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione di tutela del territorio, proprio perché stiamo in ambienti particolari, in ambienti delicati, in cui il comune ritiene che debbano essere rispettati certi requisiti e certe regole. Oppure anche correlato alla tipologia dei prodotti offerti in vendita e alle caratteristiche della struttura utilizzata. Questo in modo da omogeneizzare anche la presenza del mercato
diciamo, delle aree mercatarie nell'ambito, diciamo, dei centri storici. Ma addirittura nell'ambito dei centri storici, questo lo potremo vedere anche successivamente, l'amministrazione potrebbe anche vietare o limitare fortemente le attività. In caso di titolarità di più posteggi da parte di chi ha partecipato ai bandi, il beneficiario però entro 10 giorni deve optare per una scelta. Abbiamo detto che non possono avere più di due concessioni nell'ambito dello stesso settore commerciale o tre a seconda, diciamo, del numero dei posteggi presenti nel comune. E in sede di accettazione della propria posizione in graduatoria e quindi dell'assegnazione della concessione, il soggetto che abbia avuto più possibilità di avere accesso a più concessioni deve optare in modo da non superare. È chiaro che in presenza, come termine, diciamo, transitorio, le concessioni in essere alla data del 1 gennaio 2018 sono prorogate al 31 dicembre 2000. È chiaro che l'amministrazione dopo questa data dovrà provvedere ad aggiornare anche qui, come in ogni bando di gara che si rispetti, ci sono i posti riservati. In questi casi sono i posteggi. Possono essere riservati a soggetti, possono, devono essere riservati a soggetti portatori di handicap per il 5% del totale dei posti assegnato. Agli imprenditori agricoli per una quantità non inferiore al 10% e alle organizzazioni del commercio equo e solidale che secondo la legge regionale 6 del 2015 costituiscono un fattore di particolare interesse per la regione Campania. È chiaro che i posteggi, essendo riservati, non possono essere ceduti, come invece è possibile per i nostri. Dicevamo anche nell'elenco ci sono le autorizzazioni stagionali che non possono essere inferiori a 60 e non superiori a 180 giorni, anche se comunque accumulate in diversi periodi. E la cosa importante è che le tasse regionali non sono soggette a tassazione, i rilasci per le autorizzazioni sulle aree. Quindi, diversamente da quanto potrebbe anche avvenire in altre situazioni, in Regione Campania l'accesso alle aree pubbliche non è soggetto alla tassazione. Vi è poi l'assegnazione temporanea di posteggi occasionalmente. È chiaro che laddove in un posteggio periodicamente, giornalmente, per stagionalmente, alcuni posteggi potrebbero non essere occupati. Per l'utilizzo di questi posteggi si usa la verifica della scheda. Ogni giorno in cui deve essere coperto il proprio stato, il proprio posteggio, l'operatore economico deve spuntare, deve comunicare al SURA la propria presenza. Laddove non lo fa, è ammessa per un massimo di 16 giorni la possibilità di venir meno all'occupazione. Oltre questi 16 giorni, ovviamente, si perde il diritto a poter usufruire, diciamo, dell'assegnazione. Andiamo poi al commercio itinerante. Anche il commercio itinerante è soggetto a scelta. Il commercio itinerante avviene sul territorio, su tutto il territorio nazionale. Quindi la CIA abilita allo svolgimento del territorio, del commercio itinerante su tutto il territorio nazionale. Abilita la vendita a domicilio del consumatore, dei locali di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento. Il pago abilita all'esercizio dell'attività nelle fiere e nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi e nell'ambito del territorio nazionale. Il commercio è anche svolto, il commercio itinerante è svolto, non può non essere svolto, a distanza di almeno 500 metri dalle aree di mercato fisse. Con mezzi deve essere svolto con mezzi mobili con soste limitate, quindi non ci si può fermare in particolari aree se non per il tempo necessario allo svolgimento dell'attività commerciale.
e deve essere svolto con il divieto di disporre a terra la merce, ovviamente per questioni ovviamente anche nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti norme complessive. Le regole per lo svolgimento e l'esercizio del commercio tra le pubbliche ovviamente sono imposte dalla Comune. Ci sono delle restrizioni, come dicevo prima, che il Comune qui, per esempio nelle zone di valore archeologico, storico, artistico, oppure per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario, di pubblica sicurezza. Non sono però ammesse limitazioni e divieti che possano favorire il commercio in sede fissa, danneggiando quindi il commercio qua, il commercio itinerante. Il titolo abilitativo deve essere comunque ben e deve essere esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e deve essere ben visibile nei luoghi, diciamo, di utilizzo, nelle aree. In assenza del titolare, chi gestisce momentaneamente il posteggio deve essere in grado di provare la natura del rapporto che tessuto con l'azienda titolare, in modo da poter rispondere invece del titolare. Ed è vietata quindi qualsiasi discriminazione, ed è vietata qualsiasi discriminazione in relazione alla cittadinanza, al sesso, alla religione e quando riguarda le società, all'ubicazione della sede legale, la nazionalità, la regione, la provincia o il comune di provenienza. Come avviene il subingresso? Ovviamente il subingresso può avvenire per morte del titolare oppure per cessione o affidamento. In caso di morte del titolare deve avvenire entro un anno e in caso di cessione entro 90 giorni dalla cessione. Laddove in caso di morte dovesse subentrare l'erede, l'autorizzazione è concessa se la nomina dell'erede è avvenuta da parte dell'amministrazione che gestisce l'attività. Lo ha nominato con maggioranza ai sensi dell'articolo 1105. Quindi deve essere un erede qualificato. Inoltre, l'erede deve essere ovviamente in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività. In caso non lo avesse, non lo fosse, non può iniziare l'attività se non dopo averli acquisito. Se non viene in caso di morte, se non viene iniziata l'attività entro 12 mesi, il soggetto eventuale erede decade dal diritto. Mentre invece, se non è in possesso dei requisiti e non intende continuare l'attività, deve comunicarlo entro 12 mesi dal decesso. L'istituzione di nuovi mercati e fiere è una parte molto importante questa del nostro testo unico, perché i comuni, innanzitutto, c'è la regola. La regola è che, quella, che i comuni non possono procedere all'istituzione di nuovi mercati e fiere se non previo riordino, riqualificazione, potenziamento, ammodernamento di quelli esistenti, compreso il loro ampliamento dimensionale in presenza di aree idonee. Quindi c'è una limitazione da questo punto di vista e ovviamente riguarda proprio il risparmio di suolo, come dire, anche dal punto di vista ambientale. L'istituzione di un mercato e di una fiera è disposta con delibera del Consiglio, quindi è un impegno anche politico che l'amministrazione prende nei confronti di questa attività, che può comportare ovviamente delle variazioni nell'organizzazione del territorio. E infatti ogni volta che c'è una variazione nell'ambito commerciale, che riguarda appunto, che può riguardare anche variazioni ambientali, territoriali, urbanistiche e così via,
deve intervenire il Consiglio Comunale con una propria. Questa delibera viene emessa previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, ovviamente maggiormente rappresentativi a livello ed è trasmessa al competente ufficio regionale per la ratifica, per la verifica di condotta. I comuni per individuare, laddove quindi possibile, ulteriori aree o dove delocalizzare i mercati, quindi su aree nuove, deve tenere conto delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e ambientale, deve tenere conto della compatibilità con le esigenze di carattere igienico-sanitario, deve tenere conto delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi, e in particolare, lo dico per ultimo, ma è la cosa principale, deve tenere conto delle previsioni del sito esistente. Abbiamo visto che c'è un obbligo di adeguare gli strumenti urbanistici al testo unico, ed ovviamente l'obbligo riguarda anche l'adeguamento del sito e di tutte le norme che all'interno del sito. Parlavamo di delibera di consiglio comunale, ovviamente anche per quanto riguarda l'istituzione di nuovi mercati. Quindi in quest'ambito la delibera di consiglio comunale addirittura scende nel dettaglio e definisce l'organico dei posteggi, stabilisce l'ubicazione del mercato e la sua periodicità, il numero dei posteggi riservati, le attrezzature e i servizi comunali che devono essere garantiti all'interno delle nuove aree di mercato. Ma c'è una cosa interessante, sulla quale a mio avviso è bene fare una certa riflessione anche dal punto di vista non soltanto politico-amministrativo, ma anche operativo. Il comma 7 dell'articolo 63 introduce i mercati esclusivi. Sono un aspetto interessante perché su proposta delle associazioni di categoria o delle associazioni dei consumatori, i comuni, questa volta ecco, con delibera di giunta comunale, possono istituire mercati sperimentali della durata massima. Che cosa significa? Significa che si può avere una esigenza, che è manifestata appunto da associazioni del settore, quindi qualificati, di voler sperimentare o una nuova organizzazione o una nuova tipologia di gestione mercatale. O per esempio l'introduzione diciamo, di nuove categorie merceologiche da sperimentare in certe aree, in certe zone. Penso per esempio alle attività agricole che vogliono portare sul mercato i propri prodotti, magari ancora a filiera corta. Allora, in questo caso si può autorizzare in modo sperimentale con la semplice delibera di giunta comunale l'attività in una certa. Parliamo di nuovi mercati e fiere e quindi praticamente di un sistema anche abbastanza semplificato, ecco, di individuazione dell'attività, magari anche più, come dire, in sintonia con le attuali esigenze di modernizzazione e di maggiore elasticità, ecco, di sviluppo e di svolgimento. È chiaro che laddove l'esperimento fosse valutato positivamente, l'attività deve essere però istituita definitivamente. Quindi c'è il tempo per poter stabilire questa cosa e di comprovare questa valutazione positiva attraverso il Consiglio Comunale, che è deputato, come abbiamo visto, a portare avanti le scelte più rappresentative dal punto di vista dell'organizzazione. Anche aree private possono essere destinate al commercio. Noi abbiamo visto che le attività su aree pubbliche non riguardano soltanto le aree pubbliche, ma riguardano anche aree private, di cui però il comune può essere come dire, può avere in dotazione, sostanzialmente, ne può disporre. In questi casi, più soggetti già operatori in aree pubbliche
tecniche, se si riuniscono in consorzio, così via, possono mettere a disposizione del comune un'area privata, stata o meno, aperta o scoperta, per una o più giorni alla settimana oppure. A seguito della delibera del Consiglio Comunale, la stessa area può essere inserita fra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, seguendo quindi le stesse procedure dell'articolo 63 che abbiamo visto. Ovviamente il tutto se compatibile con le soluzioni già predefinite. È chiaro, anche in caso di inesistenza, sia, o di non ancora di non presenza ancora del SIAD, è chiaro che vige la regola del piano regolatore e della zonizzazione dal piano regolatore. In questo caso, i singoli soggetti richiedenti hanno direttamente diritto alle rispettive concessioni di posticipo. Quindi non vale più il discorso del bando e della sentenza. Il comune con questi soggetti stipula un'apposita convenzione che comprende ovviamente anche la gestione dei servizi connessi alle aree interne. Quindi c'è un impegno da parte di questi soggetti ad impegnarsi anche nella gestione del servizio e del controllo di tutti i livelli diciamo, di qualità del servizio. Ancora una volta, con delibera del Consiglio Comunale, possono essere stabilite le modifiche: l'ampliamento e la riduzione del numero dei posteggi, la variazione della periodicità, l'aumento o la diminuzione dei giorni di svolgimento, la composizione dell'organico, secondo quanto stabilito dal 73, viene definito ancora una volta con delibera. Il che, vabbè, non è per ripeterlo, insomma, per assicurare che il servizio è più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori e degli operatori per un equilibrio con le altre forme di distribuzione, anche sulla base delle caratteristiche economiche. Quindi c'è un rispetto sia della concorrenza, sia del territorio, sia dell'ambiente, sia delle esigenze dei consumatori, sia delle esigenze degli operatori economici. Il trasferimento e la sospensione dei mercati anche può essere è sempre competenza del Consiglio Comunale. Con le modalità di cui all'articolo 63 interviene nella determinazione di voler trasferire o sospendere i mercati, laddove ovviamente strettamente. Quali sono i casi? Innanzitutto c'è un regolamento che stabilisce quali sono i casi e i modi in cui si deve intervenire. Ma c'è in particolare un caso in cui è obbligatorio intervenire e qui non è più il Consiglio Comunale ad intervenire, ma è addirittura quando cioè si tratta di comprovate le esigenze di pubblico interesse, di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene e di salute pubblica. Quali sono le caratteristiche funzionali mercati? Le aree di mercato devono garantire il facile accesso all'operatore e l'adeguata esposizione dei vendici. Devono garantire le corsie di passaggio, addirittura danno dei minimi, e le corsie laterali tra postizio e postizio. Devono garantire la visione diretta della merce sulla parte frontale e l'esposizione. Devono lasciare spazio ai negozi mobili, come abbiamo visto nelle definizioni, il negozio mobile è il veicolo che viene utilizzato per spostare la mercanzia oppure gli attrezzi che l'operatore può con sé sul posto. E quindi ogni posteggio deve essere, come dire, dotato anche di un'area di parcheggio per poter da garantire per il negozio. Il banco espositivo deve essere almeno deve essere di 2 metri e deve essere dotato
di tutte le attrezzature di sicurezza, in particolare si parla di un incendio, ma voglio dire, a seconda dell'attività che viene svolta, il soggetto operatore deve avere contezza di qual è il suo materiale di cui deve disporre e che deve garantire sul posto. Devono essere garantiti gli impianti e i servizi nel rispetto delle norme sanitarie e questo ovviamente per venire a servizio, diciamo, dei frequentatori, dei clienti, diciamo, la stessa area. Perché poi ogni operatore deve poter, a seconda dell'attività che svolge, deve poter intervenire. Michele, scusa, si può iniziare? Ci Sì, stiamo sono andando un problemi po' fuori per poi d'utenti? lasciare lo spazio a Riccardo. Se puoi iniziare un pochino a chiudere, così lasciamo lo spazio anche a... Grazie. Io la smetterei qui, anche perché sennò poi ruberei troppo tempo al dottor Rocca Salla. Vi saluto e alla prossima, grazie. Prego Riccardo, a te la parola. Buongiorno a tutti. Allora, nel mio intervento parliamo invece dei titoli dedicati alla somministrazione e alle fiere e feste, alle sagre e feste popolari. Per quanto riguarda il primo aspetto, quindi sulla somministrazione di alimenti e bevande, come sapete, è dedicato il capo quinto del titolo secondo, quindi gli articoli da 88 a 100, e poi c'è un successivo articolo 101 che da solo racchiude il capo sesto, che riguarda fondamentalmente riguarda l'affidamento di reparto, è un capo a parte perché concerne sia l'aspetto del vicinato, della vendita, sia l'aspetto della somministrazione. Quindi per questo motivo ne hanno fatto un capo a parte con un solo articolo. E poi c'è l'articolo 149 che invece riguarda la vigilanza e le sanzioni. Allora, per quanto riguarda l'ambito di applicazione, l'articolo 88 esordisce dicendo che rientra nell'ambito di applicazione la somministrazione al pubblico, la somministrazione in esercizi non aperti al pubblico, tra cui le mense aziendali, gli spacci, la somministrazione fatta da amministrazioni e enti scuole e quella svolta in forma esclusiva presso il domicilio del consumatore e poi la somministrazione in circoli privati. Per la verità, non ci sono specifiche norme che riguardano la somministrazione in circoli privati, li troviamo soltanto nel famoso allegato, nella tabella allegata A, quella che riguarda diciamo, l'indicazione dei regimi abilitativi, che poi commenteremo tra un po'. Quindi fondamentalmente lì c'è un richiamo ai regimi abilitativi previsti dal DPR 235 del 2001, che come sapete è quello che da un ventennio quasi regola appunto questo tipo di somministrazione. La norma continua con le definizioni, quindi ci ricorda qual è il concetto di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Come sappiamo, come prevede la vecchia legge 287 del 91, la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano con il relativo servizio i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico a tal fine attrezzati. Ricordo a tutti che quello che connota realmente la somministrazione rispetto ad esempio alla vendita di beni di genere alimentari o anche all'artigianato alimentare, eccetera, è proprio il servizio assistito di somministrazione. Quindi ci sono state delle sentenze anche recenti del Consiglio di Stato che hanno fatto chiarezza su questo punto. Quindi ciò che connota, che sostanzia la differenza fra somministrazione e vendita è soprattutto il servizio assistito. Sapete che prima il Ministero aveva inteso in senso restrittivo la possibilità per le vendite, per gli esercizi commerciali di adibire sedie e tavolini a servizio dei clienti, dovevano non essere abbinabili per evitare che fosse una sorta di concorrenza sleale con la sua amministrazione,
ma in effetti questa cosa è stata poi un po' spazzata via dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha chiarito che in effetti l'importante è che non vi sia appunto un servizio al tavolo da parte dell'esercente, quindi sia il consumatore a prendere il cibo e gli alimenti e le bevande e a portarle al tavolino. Quindi ancora una volta ribadisco, questo è quello che realmente connota la somministrazione, quindi il servizio assistito. La superficie aperta al pubblico riguarda l'area adiacente o pertinente al locale in cui si riferisce il titolo abilitativo, quindi possono essere anche, ricorda la norma, possono essere aree pubbliche date in concessione o in autorizzazione temporanea o aree private, i cosiddetti dehors, gli spazi per mettere sedie e tavolini, su cui si sta ragionando, appunto, come sapete, oltre che su sgravi, su sgravi contributivi e fiscali, anche su ampliamenti, anche in termini di metrature, per quanto riguarda l'esigenza di venire incontro appunto agli esercenti della somministrazione in questo periodo difficile legato alla ripresa dal coronavirus. Quindi probabilmente nel prossimo decreto semplificazioni troveremo anche qualche misura al riguardo sui dehors. E poi c'è la somministrazione al domicilio del consumatore, che la norma definisce l'organizzazione al domicilio appunto del consumatore di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari e alle persone a lui invitate, quindi non ad altri. Ricordo giusto brevemente le tipologie, le, scusate la tautologia, le tipologie di somministrazione al domicilio. Parliamo soprattutto di catering e di banqueting. Sapete la differenza? Il catering è la fornitura di pasti preparati in genere nelle mense aziendali, scolastiche, negli enti pubblici, eccetera. Quindi qui il cibo, gli alimenti e le bevande vengono preparate in un luogo diverso e poi portate per il cosiddetto impiattamento, appunto, in mezzo aziendali, scolastiche, eccetera. Il banqueting, che invece è proprio la fornitura di pasti a domicilio per banchetti, matrimoni, fiere, eccetera, eccetera, complessiva anche della preparazione dei tavoli buffet, del servizio ai tavoli, delle attrezzature, quello che solitamente avviene, per esempio, nei matrimoni, nelle feste, eccetera, il cosiddetto banqueting. Comunque, entrambe, ai fini burocratici, diciamo, ai fini amministrativi, sono considerate somministrazione al domicilio del consumatore. Qual è la vera novità della legge regionale del testo unico del commercio sulla somministrazione? È l'introduzione di una tipologia unica di attività, come previsto del resto anche già da altre regioni, al posto delle quattro previste dalla 287. Sapete che la 287 del 91 prevedeva, perché ormai questa parte viene disapplicata in Campania, ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande, quindi ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, eccetera, che sono la tipologia A, somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche, bar, caffè, gelateria, tipologia B. La tipologia C, importante, sono le attività di cui sopra, però connesse a una prevalente attività di trattenimento o svago, quindi le cosiddette buvette, per esempio, che si trovano nelle sale da ballo, nelle sale da gioco, eccetera. E poi, scusate, è saltata la formattazione della diapositiva, c'era la vecchia lettera D, sono gli esercizi di qui sopra, di quella lettera B, quindi quelli di bevande, in cui è esclusa la somministrazione fondamentalmente di bevande alcoliche. Ora c'è da dire una cosa, però, una riflessione. È vero che la legge regionale del testo unico del commercio, quindi la legge regionale 7 del 2020, ha introdotto, come ripeto, in altre regioni questa tipologia unica. È vero anche però che già in molte parti d'Italia si ragionava in termini di tipologia unica, anche in assenza di una norma DOC. Perché? Per il semplice motivo che la nuova modulistica unificata e standardizzata, prevista sia prima dalla conferenza unificata e poi adattata in Campania dalla giunta regionale, dagli uffici della regione, hanno previsto un modello di somministrazione in cui non trovate più queste vecchie tipologie. Quindi, diciamo così, era già nella nuova modulistica, era presente in qualche modo.
questo criterio questo principio della tipologia unica di somministrazione. Quindi, tecnicamente, se io ad esempio al ristorante aggiungo un bar, non si potrà più parlare, in senso tecnico, di ampliamento di tipologia di somministrazione, proprio perché rientra in quella tipologia unica di somministrazione, ma quella che farà la differenza, un po' come ieri, ma a maggior ragione domani, sarà la notifica sanitaria, perché sarà lì che verrà individuato appunto le tipologie tra quelle, appunto tra le quattro che abbiamo visto prima, le tipologie che potranno essere concretamente esercitate dall'imprenditore. Quindi se alimenti, bevande, in forma principale, in forma accessoria, eccetera. Quello che sicuramente rimane inalterato, perché naturalmente è un decreto che riguarda la pubblica sicurezza e del resto è stato esplicitamente richiamato dalla legge regionale, è il criterio della sorvegliabilità, che deve esserci, ricordo, non soltanto per i pubblici esercizi, ma anche per i circoli privati. Quindi il DM 564 del 92, che è stato modificato nel 94 soltanto per quanto riguarda i criteri di sorvegliabilità interni dei locali. L'origine, come sapete tutti, del DM 564 deriva dal vecchio regolamento, ma ancora in vigore, il regolamento di esecuzione del TULPS, il Regio Decreto 335 del 40, che prevede proprio questa tipologia di sorvegliabilità all'articolo 153. Si dice appunto che tutti gli esercizi autorizzati, all'epoca si diceva naturalmente autorizzazione, autorizzati ai sensi dell'articolo 86 TULPS, devono essere convenientemente sorvegliabili. Ecco perché per la specifica categoria, sottocategoria di pubblici esercizi dedicati alla somministrazione, noi applichiamo il 564 del 92, ma per tutti gli altri pubblici esercizi vige comunque l'articolo 153, quindi per le sale giochi, per tutti gli altri pubblici esercizi. Quali sono fondamentalmente i criteri di questa Il contenuto di questo DM riguarda la sorvegliabilità esterna del locale, la sorvegliabilità interna e le caratteristiche delle vie d'accesso del locale. La sorvegliabilità esterna, quindi i locali e le aree anche adibiti temporaneamente per attività stagionali, devono avere caratteristiche, quindi si applicherebbe anche ai dehors, devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità alle vie d'accesso e poi soprattutto occorre l'accesso diretto dalla strada. La sorvegliabilità interna riguarda le suddivisioni interne del locale, che non possono essere chiuse da porte o grate munite di serrature o altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso, e poi le caratteristiche delle vie d'accesso non deve essere frapposto alcun impedimento all'ingresso o all'uscita del locale durante l'orario di apertura. Quindi, ripeto, questi sono criteri di sorvegliabilità che devono sempre presiedere all'apertura, devono essere sempre presenti per l'apertura di un locale. Naturalmente la legge regionale richiama come requisito imprescindibile il rispetto delle norme in materia edilizia urbanistica di destinazione d'uso dei locali, in materia igienico-sanitaria, di sicurezza dei luoghi di lavoro. È possibile vendere per asporto i prodotti che vengono somministrati, questo naturalmente era già previsto. Viene richiamato un aspetto importante, se vi ricordate la modulistica standardizzata sia a livello nazionale che regionale, già lo prevede questa bipartizione tra regime autorizzatorio e regime di SCIA per quanto riguarda i regimi abilitativi, sono soggetti ad autorizzazione gli esercizi che aprono in zone sottoposte a tutela, articolo 64 del decreto 59, quando c'è l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento di superficie, il trasferimento dell'attività di somministrazione da una sede non sottoposta a tutela a una zona tutelata o il trasferimento all'interno della stessa zona tutelata. Ora, vi ricorderete cosa prevede l'articolo 64,3. Ci ricorda che il comune è chiamato a un nuovo tipo di pianificazione e di programmazione. Quindi, quando si parla di liberalizzazione, non vuol dire che il comune si spoglia della potestà di pianificare, di programmare le aperture degli esercizi nel proprio territorio, tutt'altro, semplicemente cambia il parametro, cambiano i canoni, non deve essere più una programmazione meramente quantitativa, quindi legata ai fabbisogni delle famiglie, alla popolazione residente e fluttuante. Vi ricordate con le vecchie normative che valevano per tutti gli anni 90 e i primi anni 2000, ma
ma occorre una programmazione qualitativa. Quindi in particolare bisogna contemperare quello che sicuramente è un diritto sancito in Costituzione, e cioè il diritto di iniziativa economica privata, con altri diritti di pari rango costituzionale. Quali sono? L'ambiente, ivi compreso l'ambiente urbano, il diritto alla vivibilità, alla viabilità e quant'altro. Quindi, quindi il Comune deve effettuare una programmazione di carattere qualitativo. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale. Sono vietati, ci ricorda la Regione appunto per quello che dicevamo poc'anzi, criteri quantitativi. Vabbè? Quindi programmazione sì, è opportuna, anzi doverosa, ma soltanto dal punto di vista qualitativo. La Regione poi ci ricorda anche nel momento in cui devo assoggettare come regime abilitativo un pubblico esercizio ad autorizzazione, quali devono essere i criteri per l'autorizzazione. Le domande vanno esaminate in ordine cronologico. Il rilascio dell'autorizzazione non deve essere subordinato, naturalmente perché siamo in una fase in cui ancora non so se verrò autorizzato, quindi non deve essere subordinato alla disponibilità dei locali, già all'atto in cui presento la domanda, all'indicazione del preposto, e neanche alla presentazione del certificato sanitario di igienicità dei locali e di quello di prevenzione incendi. Apro un inciso, qui sarebbe stato più corretto parlare come dire, di certificazione, di autocertificazione, perché poi naturalmente questi pareri, non è neanche più giusto parlare di certificato prevenzione incendi. Oggi, come sapete, dal 2011 si parla di SCIA, prevenzione incendi, compresa anche la notifica sanitaria. Questi vanno acquisiti poi tramite il SUAP, quindi non è direttamente l'utente che deve procurarli. Questi adempimenti vengono poi, come dire, rimandati all'avvio dell'attività. Nel momento in cui il comune, il SUAP, autorizza appunto l'esercente, viene completato la procedura. L'accoglimento o il rigetto della domanda viene comunicato all'interessato entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza. In mancanza si intende accolta per silenzio assenso, come prevede l'articolo 20 della 241. Apro giusto una piccola nota, come dire, uno spunto di criticità. L'articolo 20,4, come sapete, delimita il campo di applicazione del silenzio assenso, in particolare prevede che esso non si applichi quando vi sono non si applica agli atti e procedimenti che riguardano in particolare il patrimonio culturale e paesaggistico. Perché ve lo dico? Perché, come sapete, con il nuovo, sono passati 4 anni, con il decreto del cosiddetto SCIA 2, il 222, è estesa la possibilità per i comuni di effettuare questa pianificazione non più soltanto sulla somministrazione, ma su tutte le attività previste dall'allegato A. Quindi tutte le attività economiche, commerciali o assimilabili possono essere oggetto di pianificazione. Però come si fa questa pianificazione? D'intesa con la Regione, sentito il sovrintendente. Quindi se vi è stata una pianificazione in quella particolare zona dell'area di pregio, per tutelare un immobile, una zona che ha un particolare vincolo monumentale, un vincolo, uno qualsiasi di vincoli previsti dal cosiddetto decreto Urbani, il decreto 42 del 2004, qui potrebbero essere l'applicazione nuda e cruda dell'articolo 20 potrebbe creare qualche piccola criticità. Andiamo avanti. L'accoglimento e il rigetto viene comunicato all'interessato nei 60 giorni della presentazione dell'istanza, e in mancanza, appunto, come dicevamo, si applica il silenzio assenso. Altro adempimento importante che spesso appunto non viene effettuato è il SUAP comunica anche in via telematica il rilascio dell'autorizzazione o della SCIA presentata al prefetto e al questore nei 10 giorni. Ora, chiaramente, 10 giorni si intende, per quanto riguarda la SCIA, 10 giorni immagino dal termine ultimo per l'effettuazione delle verifiche, quindi dai 60 giorni dalla presentazione della SCIA stessa. Perché, vi chiederete voi, occorre questa comunicazione anche telematica al prefetto e al questore? Perché l'articolo 4,2 del decreto SCIA 2 ci ricorda che tutte queste attività, in effetti, sono molte soggette a SCIA,
però anche laddove vi è la SCIA sono sempre, come dire, vec le vecchie licenze di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 86 TULPS. Quindi per questo motivo, la SCIA non perde la sua valenza di licenza di pubblica sicurezza, come si chiamava una volta, e quindi per questo motivo il prefetto e il questore devono essere, se non altro, messi a conoscenza. L'attività può avere carattere stagionale e può essere esercitata per un periodo di tempo che va da 60 a 180 giorni. Il regime abilitativo è lo stesso previsto per la corrispondente attività permanente. Quindi se si tratta di un'attività stagionale che viene fatta in zona di pregio, il regime abilitativo sarà evidentemente quello autorizzativo. L'attività temporanea è invece soggetta a SCIA, è la somministrazione in occasioni sacre, fiere, manifestazioni e quant'altro. È importante, la Regione appunto ricorda che già questa è un'innovazione prevista da una semplificazione importante che prevede il vecchio decreto legge 5 del 2012, quindi siamo all'inizio del 2012, oltre 8 anni fa. Non occorre il possesso del requisito professionale. Quindi non occorre fondamentalmente il preposto per la somministrazione temporanea. Occorre sempre invece rispetto delle varie norme igienico-sanitarie, le condizioni di sicurezza e prevenzione incendi e la sorvegliabilità. Vado brevemente, salto alcune slide per motivi di tempo. Intanto le slide le trovate tutte quante sul sito di EventIPA. Per gli orari di apertura è importante, questi sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, che non devono neanche più comunicarlo al SUAP come era uso fare prima, ma devono semplicemente comunicare gli orari preventivamente al pubblico, quindi lo devono rispettare, lo devono pubblicizzare in maniera ben visibile. Vero è che il Comune poi, questa è la regola, ma il Comune può disporre limitazioni in materia di orari, ai sensi dell'articolo 50 TUEL, sapete, l'articolo 50 è quello che prevede proprio i poteri del sindaco, in particolare, ai fini nostri, i commi 5, 7 e 7 bis, definiscono che poteri ha il sindaco in materia di somministrazione di alimenti e bevande. L'articolo 50,5 prevede che il sindaco possa adottare ordinanze, queste sono contingibili e urgenti, quindi c'è stata proprio un'emergenza. Quindi c'è l'esigenza di superare situazioni di grave incuria o di degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti. E questo lo può fare anche intervenendo in materia di orari di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Qua però siamo nel campo delle ordinanze contingibili e urgenti. L'articolo invece 7 bis, che è stato introdotto nel 2017, che è stato poi modificato con il cosiddetto decreto sicurezza 2 anni fa, con il decreto legge 113, consente al sindaco, invece che un'ordinanza non contingibile, quindi un'ordinanza, come dire, di carattere ordinario, di limitare l'orario di vendita, di somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche in tutte le aree interessate da fenomeni di aggregazione notturna. Nel caso di inosservanza del provvedimento sindacale, per 2 volte in un anno, il questore può sospendere, l'attività. L'articolo 50,7 invece non fa riferimento a una specifica ordinanza, ma si limita a dire che il sindaco coordina e riorganizza gli orari anche dei pubblici esercizi con gli altri esercizi commerciali, con le attività, con gli uffici, eccetera, per armonizzare l'espletamento, di tutti i vari servizi che si svolgono sul territorio e per contemperare questi con le esigenze degli utenti. Quindi questo è un aspetto di carattere più generale, quindi il sindaco, il comune ha ampi poteri di intervenire da questo punto di vista. La norma prevede sempre, per quanto riguarda gli orari di apertura e chiusura, che il titolare comunica al sindaco, al SUAP naturalmente, la chiusura temporanea solo se superiore a 30 giorni. E poi, vi dicevo, questa rapida carrellata sulla somministrazione, c'è un intero capo, che poi di fatto è un solo articolo, l'articolo 101, che si riferisce all'affidamento di reparto. Ecco, su questo, ci sarebbe da dire, perché come sapete l'affidamento di reparto finora è stato un istituto applicato soprattutto nel campo della vendita di generi alimentari, soprattutto nelle medie e nelle grandi distribuzioni. Tipicamente nei supermercati, negli ipermercati, nei centri commerciali, il banco carne, il banco pesce, come sapete, sono molto spesso sono
sono affidati in gestione di reparto ad altri soggetti. Però forse chissà, con l'introduzione della tipologia unica di somministrazione, immagino che questo affidamento di reparto possa trovare una sua maggiore come dire, applicazione anche alla materia della somministrazione. Proprio perché se io sono un ristoratore col titolo unico, cederò un reparto del titolo unico a un altro soggetto, quindi fermo restando che il titolo unico sarà quello della somministrazione in sé, potrò affidare il reparto bar a un altro soggetto. Qua trovate tutti i titoli abilitativi, quindi non c'è bisogno che li commentiamo oltremodo, quindi sono tutti i regimi abilitativi per le varie tipologie. Qua trovate anche la somministrazione da parte di circoli privati, che come sapete è un regime diverso di SCIA o di autorizzazione, a seconda che sia l'ente aderisca o meno al, come sapete, secondo i dettami previsti dal DPR 235 del 2001. E infine, giusto, scusatemi se corro, ma il tempo è tiranno, sono già le 11:10, quindi vorrei dare spazio alle vostre domande. Abbiamo poi il capo successivo che si occupa di sagre e feste popolari. La sagra, ne parliamo proprio in due parole, è la manifestazione che si svolge in luogo pubblico, aperto al pubblico, che è connotata da eventi o iniziative collettive che sono finalizzate a che cosa? A valorizzare un prodotto tipico del territorio, quindi attraverso soprattutto la somministrazione. Ecco perché, in una slide successiva lo vedremo, la superficie massima di somministrazione rispetto alla superficie della sagra può arrivare al 70%, cioè la massima parte dell'area può essere occupata dagli esercizi di somministrazione. Naturalmente parliamo di somministrazione temporanea. La sagra del fungo, la sagra del tartufo, sono tutte sagre appunto che tendono a valorizzare questi prodotti tipici del territorio. La festa popolare invece è la manifestazione organizzata esclusivamente o in prevalenza per altre finalità culturali, storiche, politiche, religiose, eccetera, eccetera, non necessariamente legata a valorizzare il territorio. E anche qui c'è l'esercizio di attività di somministrazione temporanea di alimenti o bevande. Ma poiché non è questa la finalità specifica, qui vediamo che la percentuale massima di area occupabile dalle somministrazioni è un po' più bassa. Infatti, 70% del totale per le sagre e il 40% del totale per le feste popolari. I requisiti per entrambe le tipologie, i requisiti sono fondamentalmente aree di parcheggio anche per i soggetti diversamente abili, i servizi igienici, di cui almeno uno per soggetti diversamente abili, e un servizio di idoneo di vigilanza. Naturalmente poi ci sarebbe da fare da aprire un mondo, prevengo le vostre domande. È chiaro che poi quando parliamo di eventi pubblici ci sarebbero poi da applicare altre tipologie di controlli e di autorizzazioni anche antecedenti. Quindi ci sarebbe da verificare se poi sussistono tutti quei presupposti previsti dalle varie circolari del Ministero dell'Interno del 2017-2018, se cioè ci sono delle fattispecie per cui dobbiamo applicare l'articolo 80 TULPS, quindi la licenza di agibilità e quant'altro, se ci sono delle attrazioni dello spettacolo viaggianti, quelli viaggeranno con altre procedure, quindi previste, o pubblici spettacoli, quindi rispettivamente 68 TULPS per i pubblici spettacoli e 69 per quanto riguarda le attrazioni dello spettacolo viaggiante e così via. Però quello è un discorso che ci vorrebbe un webinar dedicato solo a quello. Qui ricordiamoci che la norma si occupa soprattutto della parte relativa alla sagra in sé, quindi all'evento in sé. Che cosa ha voluto fare la Regione Campania fondamentalmente? Ha voluto in questo modo coordinare, far sì che non ci fossero sovrapposizioni, accavallamenti anche nel calendario, quindi ha voluto creare un vero e proprio calendario regionale. Cosa si prevede? Che i comuni effettuino il riconoscimento delle sagre e delle feste popolari assegnando un bollino di qualità che viene fondamentalmente, che si chiama Sagra Tipica della Campania e Festa Popolare della Campania. Il comune inoltre è chiamato a emanare un vero e proprio regolamento sulle sagre e feste popolari, contenenti anche le modalità per evitare le sovrapposizioni di sagre e feste. Chiaramente questo non sarà molto facile farlo in un regolamento, perché si dice anche coordinandosi con i comuni limitrofi, le organizzazioni imprenditoriali del commercio e le associazioni degli organizzatori.
mentre queste ultime possono essere ascoltate, devono essere ascoltate nell'ambito di un procedimento di approvazione del regolamento, per i comuni limitrofi forse l'accordo previsto dall'articolo 15 della 241 può essere uno strumento più idoneo, ad ogni modo vedremo. Chiudo semplicemente con questo aspetto, col calendario regionale. Quindi la Giunta regionale, sulla base di quanto trasmesso dai comuni, predispone e diffonde tramite un apposito portale il calendario regionale delle sagre e delle feste. E almeno 60 giorni prima dell'organizzazione della sagra della festa, l'organizzatore trasmette al comune la richiesta di inserimento nel calendario regionale. Il comune verifica il rispetto dei parametri e il possesso dei requisiti di qui sopra e assegna appunto all'evento l'attestazione sagra tipica e festa popolare. È importante che il comune non può calendarizzare nei medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue lo svolgimento contestuale di sagre e di feste popolari. Quindi in questo modo si evitano sovrapposizioni e si valorizzano nelle intenzioni della regione, si valorizzano al meglio quelli che sono i prodotti tipici della Campania. Come dire, avrei qualche altra slide, però soprattutto sull'aspetto sanzionatorio delle sagre e fiere, ma lo potete trovare. Sulle sagre delle feste popolari lo trovate tranquillamente sulle slide e ovviamente a maggior ragione nelle parti finali del testo unico della Regione Campania. Quindi comincerei con la fase di risposta alle domande, cederei la parola all'architetto Granatiero. Michele, se vuoi cominciare tu a rispondere a qualche quesito posto dai partecipanti sulle aree pubbliche, nel frattempo. Io mi sono appuntato Leggo su qualche alcune quesito cose riguardanti sulla sua amministrazione. le varie domande che sono state fatte. Ci sono delle domande molto articolate che hanno ovviamente bisogno di una risposta articolata, quindi penso che sarebbe più opportuno rappresentare la risposta in sede scritta successivamente. Però su alcune questioni invece ritengo di poter dare un flash immediato. C'è una prima domanda che diceva se possono partecipare alle attività su area pubblica i club privati. È chiaro che i club privati, non in quanto club privati, quando in quanto privati, quando soggetti privati, possono accedere all'occupazione del suolo pubblico, laddove in caso di come dire, effettuazione diciamo, del bando e quindi di partecipazione con i requisiti, il soggetto che partecipa ne ha lo stesso e quindi può ovviamente partecipare rispetto a. Quindi voglio dire, non è il fatto di essere un club privato, la cosa importante è che abbia i requisiti per poter accedere all'attività. Un'altra domanda era relativa ai posteggi isolati. Non sono emanati, non sono previsti bandi per i posteggi isolati, in quanto il comune individua le aree che possono essere occupate nell'ambito, diciamo, della propria e proprio regolamento. E quindi è a questo regolamento che si fa un riferimento per capire se un'area può essere o meno occupata per l'attività. Si faceva riferimento alla Regione Sicilia. Non conosco questa questione, in quanto la Regione Sicilia in questo senso non è che faccia molto testo, essendo una regione autonoma, quindi voglio dire un regolamento completamente autonomo, non voglio dire diverso, ma certamente dissimile in moltissime parti. Quindi non credo che sia opportuno fare riferimento a questo. C'era un'altra domanda che riguardava appunto i limiti di rinnovo della concessione. Si faceva riferimento alla famosa legge Bolkestein, alla disposizione Bolkestein sulla concorrenzialità. Noi come testo unico, lo dico subito, ci siamo dovuti bloccare per ben 8 mesi. Questo mi sembra che l'abbia detto proprio Marrazzo all'inizio. La Bolkestein la questione Bolkestein ci ha fermati per ben 8 mesi per capire come dovevamo andare avanti. E rispetto a questa questione, la Regione ha ritenuto di affrontare come dire, la soluzione adeguandosi ad una indicazione ad oggi, non più di tanto, riferita dalla conferenza unificata. Quindi si è privilegiata la posizione di un rinnovo della concessione, però sulla base dei requisiti, della verifica dei requisiti. Quindi non è una concessione rinnovata automaticamente,
ma deve avvenire sulla base della verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal testo. E non è poco. Altre domande riguardavano il fatto se ci fosse un archivio delle autorizzazioni regionali delle imprese che operano nell'ambito del commercio su aree pubbliche. Sì, ci sta, ne abbiamo visto già con l'articolo 55 per quanto riguarda il registro delle imprese, che è d'obbligo tenersi da parte del comune di residenza dell'operatore. Ma c'è anche l'anagrafe delle imprese all'articolo 72, che comporta proprio la comunicazione da parte di ogni comune di tutti i singoli operatori che lavorano in ambito comune. E la comunicazione viene fatta alla vita. Quindi c'è il doppio canale, quello di controllo e di monitoraggio di tutti gli operatori economici. Altra domanda riguardava la spunta, se c'è una modulistica. No, non è prevista una modulistica, o almeno non era un elemento fondamentale. Abbiamo ritenuto di lasciare la questione come attività gestita dai singoli SUAP, che meglio possono come dire, rappresentare le singole esigenze attraverso la propria documentazione di riferimento. Ma questo non significa che non potrà essere fatto. Insomma, la regione sulla modulistica proprio in questi giorni lavorerà abbastanza lacrimente per cercare entro metà mese di portare a termine tutta l'adeguamento della modulistica ed eventualmente anche integrarla con altri aspetti. Altre questioni, non voglio fermarmi su tutto, però. Dunque, la carta di esercizio e l'attestazione comunale già esistono, sono atti che, documenti che già esistono, soltanto che la Regione ritiene di volerne semplificare l'utilizzo attraverso un processo di informatizzazione. E questo verrà fatto appunto nell'ambito del prossimo regolamento. Si diceva se i singoli posteggi hanno obbligatoriamente bisogno dello spazio per il negozio mobile. La legge lo prevede, nel senso che poi è la singola area che viene gestita dal comune a dover essere utilizzata in modo più corretto. Che significa che nulla toglie al fatto di prevedere nell'ambito della stessa area, se la superficie lo consente, stalli di diverse dimensioni. E quindi prevedere anche eventuali minori occupazioni per quanto riguarda i negozi. Comune di Pozzuoli, è una delibera di consiglio comunale che ovviamente non conosco, porta delle limitazioni, ma dovrei verificarlo, quindi preferirei rispondere direttamente per iscritto. Altra cosa invece interessante è la questione delle interdizioni di attività particolari sul lungomare dei comuni da comuni. Ecco, si fa riferimento alla vecchia legge regionale, la vecchia 1/2011, non è stata riproposta, ma perché? Perché sul tema intervengono le singole amministrazioni comunali attraverso i propri regolamenti. Quindi si è sembrato più opportuno non limitare, nel senso della maggiore concorrenzialità, limitare il preferibile non limitare l'attività. Peraltro, già in particolari situazioni ambientali, l'amministrazione comunale ha la possibilità di intervenire con limitazioni, quindi lo fa direttamente attraverso il proprio regolamento. Lascerei le altre questioni magari al dottor Roccasalto. Sì, grazie Michele. Allora, giusto qualche domanda. Allora si chiede, buongiorno, per quanto riguarda la tipologia C, l'impresa istante dovrà comunque richiedere l'autorizzazione per l'intrattenimento essendo sottoposta al TULPS?
No, sicuramente per la vecchia tipologia C, che oggi non esiste più, è quella che abbiamo detto prima, accessoria a una prevalente attività di intrattenimento e svago, quindi sarà sicuramente sottoposta a regime della scia. Poi, come abbiamo detto, tutte le scia, come ci ricorda anche l'articolo 4 del decreto scia 2, hanno valenza di autorizzazione di pubblica sicurezza, quindi con le conseguenze che abbiamo visto prima. Ancora si dice, in virtù della sentenza del Consiglio di Stato di aprile 2019, che sembrerebbe aver definitivamente chiarito la questione tra servizio assistito e servizio non assistito, nel caso appunto di servizio assistito non è discriminante rispetto a un esercizio con servizio non assistito il fatto che quest'ultimo non deve dotarsi dei servizi igienici primari. Cioè, si dice fondamentalmente un vicinato alimentare non deve avere, ho capito bene lo spirito della domanda, non deve avere i bagni, somministrazione sì, però sono due attività, come dire, ontologicamente diverse anche da questo punto di vista. Cioè, è vero che i requisiti sono diversi, però è anche vero che come dire, che nella somministrazione può esserci un servizio al cliente che arriva appunto con il servizio assistito al tavolo, che invece non c'è nel vicinato alimentare, quindi questo sicuramente non crea, secondo me, un'eccessiva discriminazione, cioè sono fattispecie diverse trattate appunto in maniera diversa anche da questo punto di vista. Un'altra domanda: per l'affido di reparto somministrazione resta in capo alla ditta titolare la parte sanitaria, così come per le medie strutture? No, allora l'articolo 101 del testo 1 semplicemente che il titolare di un esercizio commerciale o di somministrazione può affidare la gestione di uno o più reparti a un soggetto in possesso dei requisiti prescritti affinché li gestisca in proprio. L'unica cosa che dice è che il titolare che non abbia provveduto a comunicare l'affido di reparto risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore. Quindi, da come è scritta la norma, evincerei che se affido in gestione un'attività, quella può essere anche, cioè l'aspetto, come dire, igienico-sanitario, quindi la parte di notifica, la curi sicuramente l'affidatario, ecco, non l'affidante, a meno che quest'ultimo metta di effettuare la comunicazione, in quel caso è sua responsabilità l'intero ciclo produttivo, quindi sia per la parte legata al proprio reparto, sia a quello che è dato in affidamento. Ancora, chiesto, le disposizioni per sagre e feste popolari valgono anche per gli eventi organizzati direttamente dal comune? La legge regionale non discrimina da questo punto di vista, quindi nel campo di applicazione ci sono semplicemente sagre e feste popolari, quindi non si è detto, purché si parla in alcune parti di organizzatori. Ma questo non vuol dire necessariamente che sia un organizzatore privato, può essere anche un organizzatore pubblico. Quella che è importante è la ratio. La ratio è quella appunto di evitare sovrapposizioni e quindi valorizzare al massimo le eccellenze enogastronomiche della Campania. Quindi ritengo assolutamente di sì. Ancora, un'ultima domanda. Allora, si chiede, un'azienda agricola per la vendita al dettaglio di prodotti freschi lavorati e conservati provenienti dall'azienda agricola e degustazione di pizza con i relativi prodotti può presentare scia per esercizio di vicinato per segnalare l'attività, le attività? Ora, se capisco bene, la domanda è, sapete che le attività di commerciali delle aziende agricole sono sottoposte a un regime particolare, quindi a scia, ai sensi del decreto legislativo 228 del 2001. Qua il discrimine della domanda immagino che sia la degustazione di pizza con i relativi prodotti. Quindi è chiaro che se non si tratta di somministrazione, la scia sarà la scia quella prevista dall'articolo 228, quindi la degustazione non integra l'aspetto della somministrazione. Vediamo se c'è un'ultimissima domanda a cui possiamo rispondere.
un chiarimento. L'articolo 3 del testo 3 origina dalla direttiva SUAP, se no qual è la base giuridica a cui fa riferimento? L'articolo 3 del testo. Ora non so se si riferisce al testo del testo unico o quale articolo 3. L'articolo 3 origina dalla direttiva SUAP, se no qual è la base giuridica? No, questa domanda non saprei rispondere. Eh sì, perché l'articolo 3 Ah, forse quella. Plastica free, praticamente. Aspetta, ecco. Almeno del testo unico. Ah, ok, sì. C'è il testo unico, sì. La risposta è affermativa. Ok, ci sono poche altre domande alle quali non abbiamo risposto, poi nel caso assolutamente Paola, sì, vi manderò il file così poi i partecipanti nei prossimi giorni troveranno sulla pagina di eventi nella quale vi siete iscritti, oltre alle slide, la registrazione e anche tutte le risposte alle domande che sono pervenute. Dunque, assolutamente non vi preoccupate. Anche per lo scorso webinar, se andate sulla pagina del 27 maggio, potete trovare tutto il materiale. Rispondevo ad alcune richieste che erano arrivate in chat. A questo punto il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato, anche se l'argomento richiedeva, vi ha visto molto partecipi, dunque richiedeva magari qualche tempo in più. Cercheremo di fare anche altri approfondimenti nel tempo. A questo punto non mi rimane che ringraziare tutti quanti voi, ringraziare Michele Granatiero, Riccardo Roccasalva e vi aspetto tutti in aula per il 10 di giugno. Grazie mille e buon proseguimento.